Samori con la Rick. Quanto tempo ci mette a realizzare una presa? Ma secondo me almeno 6 mesi. Sei mesi forse è una fumata. No, no, non lo so, ma non sei mesi. Ma ha detto, se non sbaglio, addirittura 6 mesi. Beh, effettivamente è complesso, È bellissimo. L'effetto sfumato. Sì. Che poi è fatto con qualcosa che non è assolutamente, che non sfuma assolutamente, perché la birra è on off. Sì, non è che hai. Non è facile. No, no, infatti, è proprio solo la. E la Novara. Ok, poi invece questo è il lavoro di Thea, giusto? Sì. C'è l'altro, c'è. Thea, signora Thea. Ma c'è di Thea. C'è l'artista. Benissimo, dici 2 parole, ciao Thea, che stiamo facendo, documentiamo anche questo spazio qua, se ci dico 2 parole di parole su questo tuo lavoro. Allora, questo qua è un lavoro che ho fatto tempo addietro, in realtà non è un fotomontaggio assolutamente, è proprio un'immagine, addirittura c'è proprio, è ancora un'immagine analogica perché è stata una vecchia immagine, in cui l'idea è appunto la sostituzione, come dire, della testa con quasi un po' un'immagine quasi medica, no? Tutti i neuroni che in qualche modo, come dire, rameggiano, no? Dentro di noi, e quindi voleva essere un po' come un'espressione di questo genere. Io ho incominciato con questo tipo di lavoro, appunto, fatti con la pellicola e tutto, per poi arrivare a quei lavori che ci sono lì dietro, dove invece c'è proprio un'elaborazione di tipo digitale a tutti gli effetti, e questo è di nuovo un discorso sempre di trasformazione. Questo, adesso in questo periodo qua io sto lavorando sul sonno, e quindi l'idea è questa donna che dorme, o magari non dorme, magari è un po' sveglia, o pensa, eccetera. E ci sono questi corpi che poi si tramutano, sono sempre il suo stesso corpo trasformato. Chiaro, certo. E non si capisce se, come dire, la turbino o in qualche modo la abbraccio, quindi in qualche modo, come dire, siano dei corpi buoni, ecco, che la insomma. Certo, quindi può essere un incubo come un. Esatto, come certo. Anche un discorso invece chiaro. È un po' di mito, no? Non so. Chiaro, chiaro, certo. Può essere sì visto in un modo come in un altro. Esatto. Per te quindi l'uso del mezzo digitale ti ha aperto veramente un mondo? Ma in realtà è lo stesso mondo con una tecnica diversa. Però diciamo questi montaggi che tu fai, chiaramente con la pellicola allora, non si potevano fare. Certo, però se il mondo interiore è sempre lo stesso, la tua immagine che hai dentro è sempre la stessa, tu applichi una tecnica, fai certe cose e ne applichi un'altra, certo. Fai sempre le stesse cose se vogliamo. Io ho fatto tanti lavori in bianco e nero, dove io sviluppavo le immagini e le stampavo, e anche quelle avevano un'atmosfera simile, non erano la stessa immagine, però l'atmosfera era la stessa. Secondo me ognuno di noi riporta il suo mondo alla nuova tecnica. Sì, aggiorni il tuo lavoro con la tecnica, esatto, certo, bellissimo. E invece Mauro ci parli di questi lavori qua? Che non c'è l'artista qua, giusto? L'artista non c'è, l'artista è Matteo Ferreri e ha fatto questi sono degli olio su tela. Si è ispirato ad un lavoro fotografico di un fotografo che aveva ritratto dei clochard a Parigi, e poi lui ne ha fatto una versione appunto di pittura di olio su tela. Molto un po' iperrealista, però nello stesso tempo onirico, cioè, è fantastico, cioè miscela queste due. È un iperrealismo onirico, poi si potrebbe forse anche, adesso non saprei neanche come definirlo. Mi ricordava Il Signore degli Anelli. Sì. No. Prende comunque il punto dalle foto. Cioè, non mi ricordo il nome del fotografo. Sì, vabbè, che riprendeva appunto questi clochard. Sì, un lavoro fotografico per te. E invece di qua c'è Saramaya, giusto? Saramaya. Che è qua, ciao. Ciao. Questo è il suo lavoro. Questo è il suo lavoro. Il mio lavoro si intitola Anna Mortigan Underwater, è un lavoro che
ho lavorato con l'acqua, sulla maternità e sulla smaterializzazione della figura in maniera naturale, quindi dell'acqua sul corpo umano, riprendendo studi di espressionisti, l'espressionismo americano, e per quanto riguarda invece i colori, e se stiamo parlando invece la parte così, la parte fotografica, i colori sono stati messi in un secondo momento in Photoshop, e per quanto riguarda lo scatto non si guardava neanche nel mirino, se non si guardava direttamente la scena per avere una visuale più ampia. Certo. Le fotografie, vi posso parlare di come sono state realizzate, sono fotografie realizzate dall'alto in comuni piscine, dove sono stati immersi dei fondali di plastica per coprire il fondo azzurro, il celeste, Photoshop usato solo ed esclusivamente per la colorazione del corpo, chiaro, della pelle, perché per il resto il fondo nero nell'immagine di sinistra mi fa da cornice, cioè in questo caso mi fa da passepartout alla cornice azzurra della piscina. Certo, che è un telo nero che avete steso sul fondo. Sì, perfetto, mentre a destra è un telo bianco che non è completamente bianco. Certo, comunque cambia, toglie l'azzurro. Invece questi lavori qua sotto sono... Questi lavori sotto si chiamano Progetto Rosa, mi piaceva l'idea, non c'è un'idea progettuale. Certo, sì, sono dei tuoi lavori sono così. Sono delle parti grafiche. Chiaro, certo. Comunque sono anche molto belli. Tu di mestiere fai il fotografo. Io faccio il fotografo, sì. Si vede. Si vede? Sì, un casino. Perché sì. Sono belle voli. Grazie. Ma stai registrando? Sì, certo. Ma no. Grazie. Sì, lui ci dice due parole del tuo lavoro, così che finiamo perché siamo veramente no, siamo con la carta quasi piena, ma ce n'è ancora, per cui siamo ancora, dai, vai. No, non lo so, questi lavori qua su questi oggetti che sono tridimensionali, tipo dei, come si può dire, delle fotografie tridimensionali, no, dei... Sì, io sento il bisogno di uscire dalla superficie, perché anche quando dipingo comunque mi viene da fare la prospettiva forzata per dare questa... per me la cosa bidimensionale mi sento racchiuso. Ti chiude, sì. E allora... Questo lavoro qua, perché sono molto, diciamo così, critiche, sono lavori molto politici forse, non un po'? Sì, sono per me delle cose realistiche. Sì, diciamo, la realtà... C'è una visione... Certo, scusami, qua c'è anche... cosa, come chi era? Kissinger, quello lì, vero? Sì, infatti. Bellissimi questi qua. E questi qua sono... Vado? Sì, ok. E poi invece di qua, anche questi. E questo è anche un quadro, tipo come dipingevano i Naïf, no? Con sì, dipingo sul retro della pellicola di plastica. Perfetto. Faccio un bozzetto, certo, disegno, su carta, quindi, e poi devi... poggio il foglio sopra. Scrivere al contrario. No, scrivo giusto, ma uso carta trasparente. Per evitare... Fantastico. Questo mi ricorda una scena del tuo film, che poi sarebbe il tuo libro, quello lì della cosa, come si chiama il sol. E invece questo lavoro? Ho scritto anche una cosa in francese, che quindi visto che sono venuti tutti questi francesi, una citazione da Maria Antonietta che aveva detto: se il popolo ha fame che mangino le brioche. Ah, famosa, certo. Se non c'è più acqua, certo. Il popolo ha fame e che mangino, che bevano del sangue. Ecco, quindi mi sembra abbastanza significativo.
quarto d'ora. Ah, ecco, quindi hai portato un... utilizzando dei manichini. Hai portato il manichino lì? Il manichino lì e ho realizzato diversi scatti. Questo scatto qui, questa opera qui, è stata presentata a Palazzo Parolo in occasione di una mostra dedicata al mito di Amore Psiche, c'è stata l'anno scorso. Questo è bellissimo proprio, è veramente bello. E invece questi lavori qua sono... Questi lavori sono dei lacrimi, è un lavoro che sto... ecco, in questa occasione ho coordinato la mia passione per la montagna con quella della fotografia. Certo. E quindi io... Sembra quasi un delegno di un deserto quello. Sembra quasi un deserto il lavoro che sto facendo sulle ombre e sulle luci in montagna. E comunque la neve da fotografare è sempre forse la palestra più difficile per un fotografo. Sì, sì. La neve, tenere fuori le ombre, è difficilissimo. Il bilanciamento del bianco. Certo, che la neve è bianca, ma sembra una cazzata, invece... Non è così, infatti, è veramente una palestra, bellissime anche questi, tra l'altro sono immagini fatte anche abbastanza in zone di montagna, vuol dire, sono particolari. Particolari sono le nostre montagne, sì. A parte una che ho realizzato, lo scatto che ho realizzato in Norvegia. Però sono in zone abbastanza, diciamo, fuori da quelle che sono le piste. Sì, no, esattamente. Faccio il pinismo, quindi, certo. Quindi si vede che sono luoghi, diciamo così, più incontaminati, sì, non sono nelle piste, anche perché gli affari sarebbero cancellati. Okay. Allora, questo è un lavoro che è in realtà una scenografia che noi abbiamo utilizzato in uno spettacolo, in un reading che è stato... È stato realizzato in occasione del salone off del libro. 15-20 giorni fa, sì. E abbiamo realizzato questa scenografia, c'era un attore che leggeva, che adesso tra poco inizierà, il titolo del lavoro era un racconto breve, il titolo era appunto L'ospedale, e niente, poi... L'ospedale è tratto da Fabrizio Bonci, ecco. E poi c'è un adattamento di Fabrizio Bonci, il libro di Parma, che era anche la voce, la bande. Il video dura 10 minuti, se nel caso guardiamo proprio tutto, comunque dura 10 minuti e racconta questa storia un po' fantascientifica, ma noir, cioè abbastanza diciamo così pessimista, infatti è una distopia definita, un racconto distopico, un'utopia negativa, in cui il mondo si è trasformato in un gigantesco ospedale a seguito di una malattia che ha contaminato tutta l'umanità, non si sa bene se è dovuta una guerra piuttosto che una... E quindi la popolazione è divisa solo tra infermieri e medici e malati, quindi questa visione di questi sistemi in cui l'umanità sarà soltanto di queste due specie, no? Ospedalizzate poi con questi ospedali che sono messi sotto, cioè sarà come anche un mondo sotterraneo, sì, questi... una sorta di entrata negli inferi. Come succede qua? Cosa succede? Perché sì, abbiamo ambientato qua anche per dare questa idea di cosa che era proprio. Sì, perché ci sono le nostre, appunto, come sfondo, e questo è uno spettacolo, quindi c'era dal vivo l'ora che parlava l'attore che leggeva, e noi questa è una registrazione, invece in genere facciamo dal vivo questi spettacoli, li animiamo, seguiamo, diciamo, la narrazione. Ci sono delle immagini che sono nostre e altre che sono dei video e immagini scaricate da internet e poi manipolate con la nostra manipolazione analogica, non digitale. Quindi non con dei software ma con degli strumenti che sono praticamente... abbiamo quasi costruito noi, perché praticamente utilizziamo delle foglie, proprio delle foglie degli alberi come filtri per creare questi effetti cromatici. Questi non si notano tanto, ma poi nelle immagini successive si vedranno meglio, queste sfumature di colore, queste ombre che si vengono a creare, diciamo per uniformare un pochettino tutte le immagini. Alcuni di questi sono, questo è il quadro di Rembrandt, perché qui nel racconto si parla appunto di questo quadro.
queste immagini sono appunto, qui si vede così, queste sono immagini in bianco e nero che poi appunto con questa nostra tecnica di, diciamo, di manipolazione otteniamo questi effetti cromatici. Otteniamo una sorta di video pittura, no? Quindi, perché in realtà le immagini in bianco e nero viene poi come essere colorata. E tra l'altro le immagini sono immagini chiaramente non girate da noi, sono immagini d'archivio che abbiamo preso da questo sito internet che si chiama archive.org, molto di questo materiale arriva da lì, qualcosa girò su da noi ma la maggior parte arriva da lì, il materiale è copyleft o con copyright Creative Commons ma molto libero, e tutto in bianco e nero, che poi però appunto con questo particolare procedimento di filtrazione, vabbè, comunque assume queste colorazioni. Esatto. In teoria noi con questo abbiamo creato una scenografia. È una scenografia, ma è anche un po' come una storia, alla fine diventa come una sorta di film. Questa è un'applicazione, diciamo, del nostro lavoro. Poi in realtà facciamo anche altri lavori diversi.